Bene, continuiamo con la nostra analisi dei circuiti in corrente alternata. E la volta scorsa avevamo cominciato a vedere il circuito RLC e abbiamo visto come analizzare i vari elementi del circuito. Nel circuito dove è presente l'alimentatore in corrente alternata, cioè il generatore, e solo la resistenza, la tensione, quindi la forza elettromotrice e la corrente sono in fase, quindi hanno lo stesso tipo di dipendenza temporale. Diversamente, quando il circuito è presente solo il condensatore, la corrente e la tensione sono sfasati di un quarto di periodo di pi greco mezzi. Okay? Quindi, in termini di vettori di fase, il vettore di fase della corrente è ruotato in senso antiorario di un angolo retto rispetto al vettore della tensione. Okay? Questa immagine questo strumento grafico dei vettori di fase è estremamente utile nel rappresentare come gli elementi del circuito interagiscono per dar luogo alla corrente in relazione alla tensione che si produce nel circuito. Poi abbiamo visto il concetto di reattanza, cioè una grandezza fisica legata alle caratteristiche dell'elemento considerato, che fa in modo che la relazione tra la corrente e la tensione attraverso quell'elemento abbia la stessa forma della legge di Ohm. In questo caso, per esempio, la reattanza di una resistenza è la resistenza stessa. La reattanza di un condensatore è una grandezza che vale 1 fratto la pulsazione del generatore per la capacità del condensatore stesso, una reattanza capacitiva, come si dice. Abbiamo visto in generale che tensione e corrente in generale sono sfasati, cioè la fase non è la stessa. E in relazione a questo si utilizzano valori quadratici medi o valori efficaci della corrente e della tensione e il valore medio della potenza. Che cosa intende per valori efficaci? Beh, anziché fare la media semplicemente della tensione, visto che varrebbe nulla, si fa la media del suo quadrato e poi se ne prende la radice quadrata. Di fatto risulta che i valori efficaci di tensione e di corrente sono i valori di picco, quelli di massimo, divisi per un numero che vale radice di 2. Questo applicando le proprietà dell'integrale definito, è abbastanza semplice verificarlo, ma insomma, lo faremo a suo tempo quando avrete acquisito anche questo strumento. Abbiamo visto poi la relazione per la potenza media, che vale il prodotto tra i valori efficaci di tensione e corrente per il coseno dello sfasamento. E quindi in particolare che il circuito con la sua resistenza, avendo sfasamento nullo, consuma energia, cioè dissipa potenza, e la potenza media dissipata è un mezzo per i valori di picco della tensione della corrente. Mentre il circuito capacitivo, avendo uno sfasamento di pi greco mezzi, applicando la formula di Ferraris, il coseno di pi greco mezzi viene 0, quindi non dissipa energia, quindi la potenza media è nulla. Abbiamo visto anche il circuito puramente induttivo, cioè dove ho solo l'induttanza L. In questo caso lo sfasamento rispetto della tensione, della corrente rispetto alla tensione è di meno pi greco mezzi, cioè il vettore di fase della tensione e della corrente sono ruotati ma in senso opposto a quello che succedeva per il condensatore. Qui c'è il grafico dell'intensità della corrente, della tensione in funzione del tempo, e qui avete il vettore di fase. Nella corrente, nell'elemento induttivo, ha una fase che è di pi greco mezzi più piccola rispetto a quella della tensione, quindi c'è uno sfasamento in senso inverso. Okay? La reattanza induttiva dell'avvolgimento della bobina quindi per poter ottenere la legge simile a quella di Ohm, ha un valore che vale omega volte L, dato che il valore della tensione della corrente è V0 diviso omega L da quanto abbiamo visto prima, integrando la relazione che dà l'equazione del circuito, eccola qua. Vedete V0 diviso omega L, il valore di picco della corrente, il 0 sarà V0 su omega L. Quindi la reattanza induttiva vale la pulsazione del generatore per
l'induttanza del nostro elemento. D'accordo? Quindi anche in questo caso, avendo uno sfasamento di meno pi greco mezzi, la potenza media dissipata dall'elemento induttivo è nulla, proprio per la formula di Ferraris. Vediamo qua il grafico. Adesso siamo pronti per esaminare il circuito RLC nella sua completezza. Qui esaminiamo in dettaglio il caso in cui i tre elementi sono collegati in serie al generatore, quindi sono attraversati dalla stessa corrente. Okay? Ho registrato questo breve video in cui, utilizzando il sito di simulazione del FET, dell'Università del Colorado, ho costruito un circuito come quello che andiamo a studiare. Poi vi metterò il link. Prendiamo un generatore AC di corrente alternata, ci attacchiamo un filo di rame, un conduttore, a cui mettiamo in serie, per esempio, un interruttore per poi aprire il cortocircuito, un altro connettore, un cavo, una resistenza che colleghiamo al condensatore, sì, i due piatti paralleli, e ancora un pezzo di cavo, e infine colleghiamo l'induttanza, questa bobina, insomma. Un altro collegamento e chiudiamo il circuito. Ok, qui mettiamo uno strumento che ci informa di quanta corrente attraversa il nostro circuito, quindi differente dove la mettiamo, tanto la corrente è la stessa dappertutto, e poi un altro strumento per misurare la differenza di potenza, quindi la tensione ai capi dei vari utilizzatori, per esempio ai capi della resistenza. Ecco, qui abbiamo la resistenza in questo punto, andiamo a vedere, chiudiamo il circuito e vediamo che il nostro alternatore comincia a produrre segnale. Ok, qui la scala è debole, bisogna aumentarla, zoomiamo un poco in Y, ecco, vedete che la corrente che attraversa, stiamo lavorando sulla resistenza, la corrente I è la stessa in tutto il circuito, ma qui stiamo vedendo la differenza di potenziale a capo della resistenza. Vedete che le due sono in fase, cioè quando un dato istante al picco di un segnale o il picco anche nell'altro, il picco della tensione e il picco della corrente avvengono nello stesso istante, quindi i due segnali sono appunto in fase. Ecco, vedete, qui c'è il minimo di corrente e il minimo di tensione e va bene. Ok, come visto nell'analisi teorica di prima. I due grafici non coincidono, le due scale non sono perfettamente coincidenti, ma insomma i due grafici sono ben evidenti che la fase è la stessa. Andiamo a vedere ad esempio cosa succede attraverso il condensatore e vedremo che i due segnali adesso non sono più in fase. Poi aggiusteremo la scala in Y. Ecco, la corrente ovviamente è sempre la stessa, ma la differenza di potenziale ai capi del condensatore ha un andamento diverso da prima. Vedete bene che il picco di un segnale, del segnale della tensione, non è più il picco del segnale della corrente. Aspettiamo che si stabilizzi. Ok. Ecco, vedete. Un istante. Ok, ecco, per esempio qui è evidente che il picco della corrente non corrisponde al picco della differenza di potenziale. Qui per esempio a differenza di potenziale nullo ho la corrente massima. Okay. Quindi c'è uno sfasamento di pi greco mezzi di un quarto di periodo. Lo stesso succede anche se in verso opposto ai capi dell'induttanza, che qui aspettiamo un attimo che si stabilizzi, vi scaliamo l'ordinata perché i valori di picco sono più alti, qui eccolo qua, perfetto. Anche qui si può facilmente vedere che i picchi non corrispondono. Quando c'è per esempio un segnale nullo in
in tensione o il massimo in corrente o il minimo nella corrente e viceversa. Ok, allora, quindi alla luce di questo, di quanto visto, possiamo andare a combinare quanto visto per quanto riguarda i singoli elementi del circuito. Ricoperiamo l'equazione del circuito che avevamo visto all'inizio, cioè la somma tra la differenza di potenziale prodotta dal generatore meno la caduta di potenziale attraverso la resistenza meno quella attraverso il condensatore e l'induttanza, il totale fa zero usando la legge di Kirchhoff generalizzata. Come si dispongono i nostri vettori di fase? Allora, da qui possiamo vedere che il vettore di fase legato al generatore è la somma, attenzione in questo caso che avrei dovuto mettere le frecce sopra perché questi sono vettori, la somma dei vettori di fase legati alla differenza di potenziale attraverso la resistenza, condensatore e induttanza. Ma la caduta di potenziale attraverso la resistenza, qui vedete il disegno, è parallela alla corrente. Viceversa, quelle attraverso l'induttanza e il condensatore sono perpendicolari al fasore, al vettore di fase della resistenza e della corrente. Per cui il vettore complessivo avrà una componente lungo la resistenza e una perpendicolare alla resistenza. Qui VL e VC sono paralleli, quindi la loro somma totale sarà la differenza dei loro picchi, perché uno punta in un senso e uno punta in un altro. Ricordate che lo sfasamento della corrente era più pi greco mezzi, cioè della condensatore era più pi greco mezzi, lo sfasamento dell'induttanza era meno pi greco mezzi, e quindi sono opposti. Per cui per costruire il vettore risultante devo sommarli in quadratura, cioè come farei con dei vettori nel piano cartesiano normale. Quindi avrò una componente parallela ad R e una perpendicolare ad R. Quella perpendicolare ad R sarà la differenza tra i picchi della tensione ai capi dell'induttanza e del condensatore. Quindi il modulo, il vettore, la lunghezza del vettore complessivo, V0, sarà la V di R, la V della resistenza al quadrato, più la differenza VL meno VC alla seconda. Qui il disegno dei vettori di fase dovrebbe illustrare il punto abbastanza bene. E ovviamente rispetto ad esempio alla tensione attraverso la resistenza, V complessivo avrà uno sfasamento φ rispetto a VR. Quindi l'angolo omega t dello sfasamento del vettore della tensione non è in fase con quello della resistenza, lo sfasamento appunto è φ. Vi ricordo che la corrente è parallela appunto lungo al vettore della resistenza, come abbiamo visto all'inizio. E come faccio a misurare questo sfasamento? Beh, l'angolo tra V0 e VR, per esempio, è tale che il cateto opposto, qui abbiamo un triangolo rettangolo, il cateto opposto all'angolo φ, che misura quindi VL meno VC, rispetto all'ipotenusa è cateto opposto diviso cateto adiacente o la tangente dell'angolo di sfasamento. Quindi se faccio VL meno VC diviso VR ho la tangente di φ. Ma il V0, l'ipotenusa nostra, è la somma in quadratura del VR più VL più VC al quadrato. Vi ricordo le relazioni che legano corrente e tensione al picco nei diversi elementi e quindi le varie reattanze capacitiva e induttiva, per cui la relazione che mi dà V0 vista prima posso sostituire questa. V0 è R quadro I0 alla seconda più omega L I0 meno 1 su omega C per I0, utilizzando, ripeto, le relazioni legate a ogni singolo elemento del circuito. Qui posso, c'è un I0 dappertutto, posso ricogliere sotto radice un I0 alla seconda, lo porto fuori dalla radice e ottengo I, per cui se utilizziamo questa relazione, quindi la relazione che lega il picco della tensione nel nostro circuito e il picco della corrente, la interpretiamo in termini di
equazione di legge di Ohm, qui abbiamo una relazione che lega corrente e tensione che, similmente a quanto fatto prima, possiamo interpretare in termini di legge di Ohm, generalizzata se volete, e il termine generale che include quindi la resistenza R e le varie reattanze capacitiva e induttiva, ha questa espressione e prende il nome di impedenza del circuito. Se volete, l'impedenza è la generalizzazione della resistenza e delle reattanze dei vari elementi del circuito quando, attenzione, sono collegati in serie. Okay? Per cui la relazione tra V0, picco della tensione, I0, picco della corrente, ci permette di definire questo Z che prende il nome di impedenza e si misura in ohm, come la resistenza e come le varie reattanze. E vale la radice quadrata di R alla seconda più la differenza tra omega L meno 1 su omega C, quindi la reattanza induttiva e la reattanza capacitiva tutta alla seconda. D'accordo? E lo sfasamento in termini di impedenza possiamo esprimerlo come il rapporto tra VL-VC su VR, usando appunto le impedenze e le reattanze, abbiamo omega L meno 1 su omega C diviso R. D'accordo? Questo è lo sfasamento della nostra tensione. Ovviamente dipende dalle varie elementi del circuito, quindi da L, C ed R, ma anche da omega. Dipende anche dalla pulsazione del generatore, così come anche l'impedenza totale del circuito dipende da omega. Quindi la parità di generatore, quindi di segnale V0 per il seno di omega t, posso avere un picco di corrente più o meno intenso a seconda del valore di omega del generatore, quindi quanto rapidamente il generatore compie un ciclo di corrente. Ok? Qui ecco, abbiamo il grafico della potenza in funzione del tempo nel circuito RLC con quello che otteniamo dall'espressione di Galileo Ferrari su mezzo dei due picchi I0 e V0 per il quotiente dello sfasamento. A guardare un pochino meglio questa relazione possiamo vedere che il coseno dello sfasamento, coseno phi, possiamo prenderlo come il cateto adiacente a phi, che vale Vr, diviso l'ipotenusa, che vale V0. Ma Vr è R volte I0, sempre legge di Ohm. V0 è Z volte I0, quindi il coseno dello sfasamento posso prenderlo come la resistenza fratto l'impedenza globale del circuito. Quindi la potenza media dissipata nel nostro circuito RLC, vedete, dipende dalla resistenza. Quindi il valore efficace di tensione e di corrente per la resistenza diviso l'impedenza del circuito. Ok? Dato che la relazione che lega sia i valori di picco, ma anche i valori efficaci della tensione VF e della corrente efficace, posso sostituirli nella relazione di prima, per cui ottengo che la potenza media posso esprimerla come faremmo se fosse presente solo la resistenza, dato che le due Z qui si semplificano. E questo è perfettamente coerente col fatto che abbiamo visto, esaminando i singoli elementi del circuito, che solo la resistenza dissipa potenza. La capacità, il condensatore C e l'impedenza L hanno potenza dissipata media nulla. Quindi, in un circuito di questo tipo, anche in presenza di un generatore di corrente alternata, l'unico elemento del circuito che dissipa energia, che spende energia, che consuma energia, è la resistenza. Attenzione, siccome l'impedenza
dipende anche dal ciclo, da quanto rapidamente si compie un ciclo nel generatore, allora potremo andare a esaminare i comportamenti tra virgolette al limite, cioè cosa succede quando un generatore ha frequenza molto bassa o quando un generatore ha frequenze molto alte. E per questo ragione, per vedere questo, andiamo a considerare i valori al limite. Quindi se prendiamo l'impedenza, radice quadrata di R quadro più omega L meno 1 su omega C alla seconda, e ne facciamo il limite per L per omega che diventa molto grande, questo significa che ho un generatore che fa oscillare la tensione molto rapidamente, allora in questo termine viene dominato da omega L. Quindi al limite in cui questo diverge, questa grandezza diventa preponderante su tutte le altre. Quindi perché? Beh, fisicamente è abbastanza comprensibile, perché se la corrente oscilla molto, se il generatore produce una tensione che oscilla molto rapidamente, allora per effetto della legge di Lenz l'impedenza maggiore verrà dalla bobina, dall'induttanza, che per la legge di Lenz si oppone alla variazione della corrente, quindi produrrà un ostacolo maggiore di tutte le altre, della corrente, quindi del condensatore e della resistenza, alle variazioni di corrente. Viceversa, se sono invece nel limite in cui omega va verso zero, cioè nel limite di corrente continua, allora la impedenza maggiore verrà dal condensatore. Perché? Perché lì il circuito in realtà è aperto, e quando ho un circuito aperto la resistenza è al limite infinita. Quindi nel limite in cui il nostro generatore di corrente alternata tende o si avvicina a una corrente quasi continua, quindi produce tensione con un ciclo molto molto lungo, l'ostacolo più grande al fluire della corrente è costituito dal condensatore. Questo significa questa espressione così al limite. Un caso particolare è quello in cui, dopo aver caricato il condensatore, eliminiamo sia la resistenza che il generatore. Quindi immaginate di avere un circuito, come si chiama, circuito LC o circuito oscillante, in cui è presente il condensatore carico collegato all'induttanza, inizialmente la corrente è nulla, e quindi mentre il condensatore si scarica si crea campo magnetico all'interno della corrente, dell'induttanza, e poi per legge di Faraday e Neumann-Lenz, mentre il condensatore si scarica la corrente cresce, quindi poi la corrente tenderebbe a spegnersi, ma riducendo la corrente per effetto induttivo ho una corrente in senso opposto. E quindi c'è un continuo scambio da queste due. Ritornando all'equazione del circuito originale, eliminiamo i termini in V e in R, e abbiamo un'equazione del secondo ordine nel valore Q della carica sul condensatore. Okay? Qui, per analogia, possiamo considerare quello che succede ad esempio con il corpo attaccato alla molla, dove abbiamo un'equazione dello stesso tipo. Abbiamo l'accelerazione del pesetto attaccato alla molla è proporzionale alla posizione del pesetto stesso con una costante negativa. E quindi avrò una legge armonica, una legge sinusoidale o cosinusoidale con un omega quadro che vale proprio k su m. Questo sicuramente l'avete visto nel corso nel terzo anno, quando si studiano le oscillazioni. Quindi il circuito si chiama oscillante proprio per quello, perché si comporta allo stesso modo. Facendo un'analogia tra le due equazioni, vedete l'accelerazione con cui cambia la carica sul condensatore, si comporta come l'accelerazione del pesetto attaccato alla molla, solo che in questo caso avremo un omega quadro che vale 1 su LC, e questo viene chiamato frequenza propria o frequenza di risonanza del circuito. Quindi la carica su ciascun piatto del condensatore ha un andamento cosinusoidale nel tempo, per esempio, assumendo il fatto che inizialmente la carica sul condensatore sia Q0, che è il valore di picco. Quindi la corrente che otteniamo derivando questa espressione avrà un andamento sinusoidale invece nel tempo, e qui abbiamo anche qui una ricostruzione di questo processo utilizzando il nostro laboratorio virtuale prodotto utilizzando il programma in Java della FET. Qui abbiamo questa volta non un generatore di corrente alternata, ma una batteria,
che ci servirà solo un attimo per caricare il condensatore. Ok, qui mettiamo un altro interruttore perché avremo bisogno di due in realtà maglie. Ok, qui sotto mettiamo il nostro condensatore, poi chiudiamo la seconda maglia con la bobina. Ok, o più o meno, chiudiamo il circuito, chiudiamo la seconda maglia e chiudiamo anche la prima. Ecco fatto. Adesso chiudendo il primo interruttore, andiamo a vedere per esempio, ecco, un grafico che ci dica qual è la corrente attraverso il condensatore, top, per esempio. Qui ci dà la differenza di potenziale e poi chiudiamo, ecco, qui c'è la scintilla perché non sente resistenza, si carica subito istantaneamente. Vedete che i due piatti hanno tutti dei segni più sopra e dei segni meno sotto, che sta a indicare che il condensatore è carico e una tensione qui sulla scala leggo 10 volt. Quindi riapro il circuito, adesso il circuito a sinistra è escluso, il intervallo è aperto, se misuro, metto un misuratore di corrente. Scusate, dove lo trovo? Ecco, chiudiamo il circuito secondario e piazziamo l'amperometro qui, per esempio. Così adesso in questo istante non passa corrente perché il circuito è aperto, no? A differenza, il condensatore è carico, ha 10 volte di tensione sui capi. Chiudendo il circuito, e adesso la carica sul condensatore comincia a calare perché si sta scaricando attraverso l'induttanza. Ma attraverso l'induttanza, siccome la corrente tende a crescere, per effetto della legge di Lenz c'è una tensione opposta dovuta all'induzione, legge di Faraday-Neumann-Lenz, che si opporrà poi quando il condensatore sarà del tutto scarico. Alla fine della corrente, quindi produrrà una corrente che per inerzia si potrebbe dire continua. Vedete che adesso il condensatore sopra è di nuovo più, sotto è meno. Se aspettiamo un po', sopra cala ed aumenta di sotto, poi si inverte la polarità e così via. Quindi le cariche sul condensatore continuano a oscillare da più sopra a meno sotto, a viceversa. Vedete che si sta scaricando. Adesso continua a caricarsi ma in senso opposto. Quindi proprio c'è un comportamento di tipo oscillante della carica sul condensatore ma anche della corrente nell'induttanza. Okay, quindi proprio c'è un'alternanza di carica di corrente nei due elementi del circuito. In assenza di elementi dissipativi, poiché non dissipa corrente né il condensatore né l'induttore, continuerà sempre in sostanza, no? Senza consumarsi l'energia. Se inseriamo invece un elemento più realistico, inseriamo una resistenza nel nostro circuito a destra e lo chiudiamo, ecco, qui adesso il condensatore è carico, chiudiamo il circuito. Si riparte come prima, ma adesso, man mano che il tempo passa, i valori di picco di intensità di corrente e di tensione attraverso il nostro circuito si ridurranno del tempo, perché adesso abbiamo inserito un elemento resistivo e questo sì che dissipa energia, quindi per effetto Joule si scalderà e ridurrà sia il valore dell'intensità della corrente e quindi l'energia legata al campo magnetico nell'induttore, sia il valore della differenza di potenziale, quindi il campo elettrico di picco all'interno del condensatore. Vedete che per esempio ecco, qui già abbiamo picchi diversi, prima arrivavamo a 10 volt, qui arriviamo adesso a meno di 5, tra 2,5 circa, e quindi nel tempo questi due segnali tendono ad appiattirsi fino ad esaurirsi quasi completamente, proprio a causa della presenza della resistenza. Ok, beh.
Il senso appunto è quello, perché appunto la corrente viene dissipata. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è l'analogia appunto tra il comportamento della molla, del corpo appeso alla molla, dove l'energia passa da cinetica potenziale, potenziale massima, quando la molla ha il massimo dell'allungamento e la pallina parte da ferma. L'energia potenziale è nulla quando la pallina passa per il punto medio, ma qui è massima l'energia potenziale, quindi l'energia oscilla da potenziale elastica a cinetica continuamente se non ci sono forze dissipative di attrito in mezzo. Nel caso invece del circuito LC, l'energia passa da associata alla carica nel campo elettrico, quindi energia legata alla carica sul condensatore, a energia legata al campo magnetico, quindi quando ho il massimo della corrente che attraversa il circuito, quindi all'interno della bobina del nostro avvolgimento si crea il campo magnetico. Le due energie, legata a L e legata a C, hanno le espressioni che abbiamo già visto a suo tempo, un mezzo L in quadro per l'energia legata alla corrente nella bobina e un mezzo Q quadro su C per l'energia potenziale legata al campo elettrico presente all'interno del condensatore. Le due energie oscillano da questa e l'altra con un ciclo sinusoidale nel tempo. Di fatto la frequenza con cui questo oscilla è, come abbiamo visto prima, una radice di L su C, e questa, se torniamo a considerare il nostro circuito RLC all'inizio, è proprio il valore di omega, quindi la frequenza, la pulsazione del generatore, che dà il valore minimo di zeta. Perché? Perché quando omega raggiunge il valore di risonanza, questa parte qui, questa parentesi è zero. Come faccio ad annullare questa parte? Beh, omega deve essere uguale a 1, omega la seconda 1 su LC, quindi omega 1 fratto la radice di LC. In queste condizioni, ok, zeta diventa minimo e diventa uguale a R, per cui la corrente è massima, perché se zeta è minimo, I è massimo, quindi in queste condizioni ho quella che si chiama la risonanza, cioè il circuito ha a parità di altri elementi la massima corrente possibile e in quel caso risponde, tra virgolette, in modo più efficace al nostro generatore di corrente alternata V0. Quindi se il nostro generatore produce cicli di corrente che hanno una pulsazione omega che vale dal valore della pulsazione di risonanza, ripeto, 1 sulla radice di LC, allora la corrente è la massima possibile a parità di tutti gli altri elementi. Okay? Ecco qui avete appunto il valore di risonanza. Risonanza significa l'effetto massimo in sostanza. Okay? Qui questo l'avevamo appena detto, appunto. Come si trova il valore di LC, qui c'è il grafico in generale in funzione della pulsazione omega del generatore, il valore della tensione, della corrente massima. Vedete che il valore di picco raggiunge V0 fratto R in corrispondenza a omega 0. In tutti gli altri casi l'impedenza Z è più grande e quindi la corrente è più piccola. Due parole per finire su cosa cambia se anziché collegare i nostri elementi RLC in parallelo, in serie, li collegassimo in parallelo. In quel caso la corrente, okay, è la stessa in tutti, cioè, in tutti gli elementi del circuito sono sottoposti alla stessa differenza di potenziale e qui non abbiamo più una maglia, ma ne abbiamo diverse. E utilizzando l'altra legge di Kirchhoff, quella sulle maglie, allora la corrente messa in circolo dal generatore si ripartisce nelle tre correnti che attraversano R e LC, e la corrente totale è formata dalla somma per la conservazione della carica delle tre correnti. D'accordo? Ricordiamo la relazione di sfasamento tra la corrente che passa nella resistenza e le altre due, quelle in L e in C. In L ho uno sfasamento di meno pi greco mezzi, mentre in C ho uno sfasamento di più pi greco mezzi, per cui analogamente a quanto visto prima, il modulo del fasore dell'intensità di corrente, qui anche qui qua in alto avrei dovuto mettere i vettori su IR, IC e IL, perché sono vettori di fase,
Quindi analogamente a prima sommerò i quadrati perché? Perché le componenti C ed L sono perpendicolari ad R, quindi il fasore complessivo dell'intensità di corrente sarà la radice quadrata dell'intensità di corrente che passa attraverso la resistenza più il quadrato della differenza delle correnti che passano attraverso il C ed L, se appunto ci figuriamo la situazione come rappresentata nello spazio dei vettori di fase. Detto questo, possiamo comunque sostituire le varie reattanze e la resistenza ai valori della corrente e otteniamo questa relazione tra il picco o modulo, se preferite, dell'intensità di corrente e la tensione V, per cui adesso l'impedenza UZ, okay, si somma un pochino come avevamo visto con le resistenze in parallelo, no? Che si sommano gli inversi. Quindi 1 su z totale sarà la radice quadrata di 1 su r, resistenza al quadrato, più 1 su xc meno 1 su xl, perché anziché sommarsi linearmente si sommano in quadratura, a seconda che le componenti siano parallele o perpendicolari al vettore di fase della resistenza. Anche qui, in questo caso, abbiamo un valore della pulsazione del generatore omega che rende nulla la parte tra parentesi qui a destra, okay? In quel caso ho anche una risonanza, ma nel caso di circuiti in dove gli elementi RLC in parallelo, questo fa sì che 1 su Z sia minimo, okay? E quindi che la corrente sia minima, perché se moltiplico V per 1 su Z, quando 1 su Z è minimo, la corrente che ottengo è minima, quindi alla risonanza non ho la corrente massima, ma ho la corrente minima nel caso di elementi in parallelo. Ok? Bene, possiamo concludere qui questa parte. Vi riassumo quanto abbiamo visto. L'obiettivo era analizzare il comportamento di un circuito formato dagli elementi classici che conoscevamo prima, quindi la resistenza, il condensatore e l'induttore, collegati nel primo esempio che abbiamo visto in serie, e alimentati da un generatore di tensione alternata, un alternatore. Abbiamo visto che dal punto di vista formale questo richiede la soluzione di un'equazione del secondo differenziale del secondo ordine e abbiamo sfruttato invece la tecnica dei vettori di fase che è più visiva, cioè richiede meno competenze matematiche se non altro. Un concetto importante è lo sfasamento tra corrente e tensione nei vari casi. Abbiamo visto la relazione di Grelli-Ferrasi che mostra come quando questo accade, cioè quando corrente e tensione sono sfasate, allora conviene utilizzare i valori efficaci di corrente e di tensione, quindi i valori quadratici medi, e il valore medio della potenza consumata o dissipata nel nostro elemento di circuito è legato al prodotto dei valori efficaci per il coseno dell'angolo di sfasamento. Okay? E quindi quando corrente e tensione sono in fase ho il massimo della corrente dissipata, quando sono sfasati di più o meno pi mezzi avrò il valore minimo che è quello nullo. Abbiamo anche visto il caso particolare del circuito oscillante LC che ci tornerà comodo a più tardi quando faremo le onde elettromagnetiche e la frequenza propria o frequenza di risonanza che nel caso di un circuito collegato con elementi collegati in serie, un circuito RLC con elementi in serie, è il valore di pulsazione del generatore che produce la corrente massima. Viceversa, la risonanza con un circuito con elementi collegati in parallelo produce la corrente minima. Ok? Giusto per avere un'idea. Bene, io direi che questa parte possiamo darla per conclusa. Se non ci sono domande, mi fermerei qui per oggi.